trovate sul canale. Allora, oggi sono qui con questo nuovo makeup tutorial che spero tantissimo vi piaccia perché a me piace molto. Lo trovo molto sensuale, molto penetrante, soprattutto perché non abbiamo nessuna linea definita, ma è tutto ben sfumato. Allora, in questo video c'è una sorpresa, c'è una palette che è richiestissima in quest'ultimo periodo. La vedrete nel video, vi lascio con un po' di suspense, così non per qualcosa perché veramente l'ho dimenticata di là, però diciamo che la vedete all'interno del video, tanto non fa niente, così appunto non ve lo dico, così lo scoprite solo guardando il video. E niente, mi piace tantissimo. Ho creato un punto luce sulla palpebra mobile al centro, che secondo me è molto bello e molto luminoso. Ho applicato sulle labbra questo rossetto, avrei voluto mettere un marrone, poi ci ho ripensato, alla fine ho scelto questo rosa, comunque abbastanza intenso, con una punta di marroncino anche all'interno. Vabbè, poi vedrete, l'ho anche sfumato con un po' di matita più marroncina, poi vedrete il tutorial, nel tutorial. Io spero tantissimo che vi piaccia questo make-up, vi lascio alla realizzazione, vi mando un bacio. Bene ragazze, partiamo subito con il primo prodotto che come sempre è il primer occhi. Non lo dimentico mai, anche perché, come vi dico spesso, è uno degli elementi fondamentali, infatti fa parte delle fondamenta di un trucco. In questo caso parliamo degli occhi, proprio per far durare tanto tempo l'ombretto, per avere una bella pigmentazione, una bella performance e insomma per sfruttare al meglio il bel colore appunto dell'ombretto che andiamo a scegliere. Io vado ad utilizzare come sempre il che sto utilizzando in quest'ultimo periodo, che è quello di Puro Bio, che è questo qui. Vado poi leggermente ad incipriare per rendere il lavoro ancora più semplice con gli ombretti e la loro sfumabilità. Passiamo adesso al pezzo forte che non vedevo l'ora di mostrarvi, che è la nuova palette che ho acquistato ed è la palette di NYX Warm Naturals nel numero 03. Ragazze, è stupenda, io l'adoro, l'avevo vista in qualche tutorial e mi era piaciuta tantissimo. Adesso la vado ad aprire insieme a voi perché non ho ancora tolto il sigillo. E niente ragazzi, mi è piaciuta tantissimo, l'ho vista in un video e da lì mi era piaciuta veramente tanto, e quindi avevo pensato che appena sarei andata da NYX l'avrei acquistata, anche se ovviamente io posseggo già dei marroni, delle palette con dei marroni, ad esempio la Zoeva, quella lì, la Cocoa Blend eccetera, però secondo me non sono mai troppe le palette di NYX eccetera, e quindi mi piace un sacco, sono felicissima di mostrarvele, eccola qua. In tutta la sua bellezza, un sacco di bei toni di marrone, la pigmentazione è buona, sono comunque cremosi, si possono fare tantissimi look. E niente, ragazzi, andiamola ad usare insieme per vedere cosa è capace di fare. E vado con un pennello da sfumatura morbido e ampio, e prendo un marroncino rosato, che è questo qui. Lo vado ad applicare quindi nella piega dell'occhio per dare un po' di profondità. Allora ragazzi, ho pensato, mi è venuto in mente, visto che ho visto un po', ho fatto un po' un gioco di parole, ho visto che in giro ci si domanda molto, insomma sta andando molto questa palette, ho pensato di fare anche una prova su strada e quindi di commentarvela, quindi per darvi anche una mia idea. Allora vi vado a dire subito che il primo colore che ho utilizzato, che è questo marroncino rosato qui molto chiaro e delicato, a parte il fatto che è un bellissimo colore, non so cosa riuscite a vedere, è molto naturale, è veramente molto bello. Una cosa che ho notato, che vi posso dire, io poi magari vi parlo di ogni colore, proprio di quelli che vado a testare insieme a voi, ovviamente non vi posso dire quelli che non userò, vi dico di quelli che userò insieme a voi. Praticamente ho notato che è un colore che ha una pigmentazione non troppo alta. Questo può essere una pecca per chi magari vuole molta pigmentazione fin da subito, anche per chi ha una buona padronanza però del make-up, quindi non ha difficoltà. Invece può essere una buona qualità, invece può essere una qualità per chi è magari alle prime armi, per chi vuole costruire il trucco piano piano perché non ha tanta padronanza, quindi è un'ottima qualità questa secondo me, a seconda di come la si guarda, però secondo me è una buona qualità, ovvero il fatto che lo possiamo costruire man mano aggiungendo piano piano colore, quindi nel make-up come sapete è sempre meglio aggiungere perché a togliere invece è più difficile. Comunque andiamo quindi con questo colore, ne aggiungo un altro po' e sono andata quindi a dare un po' più di intensità
soprattutto di definizione alla piega dell'occhio. Adesso vado a prendere il secondo colore che scelgo, che è questo stupendo, non saprei come definirlo, allora fatemici pensare. È questo colore qui, che è un marrone rossastro, anche questo è molto bello. Beh ragazzi, sentirete che sono tutti belli perché ovviamente mi piacciono tutti. Vado a prendere un pennello un po' più a punta, ma sempre da sfumatura, ed è il 231 che mi vedete utilizzare sempre. Vado a prendere un po' di colore e lo vado, questo già è molto più pigmentato ad esempio, questo già, ah poi ovviamente dipende anche col tipo di pennelli con cui li prelevate, questo che è un po' più preciso prende meglio il colore, quindi questo mi risulta più pigmentato, ma magari saranno uguali, però io vi dico quello che noto strada facendo. Lo vado ad applicare all'angolo esterno dell'occhio, inizio a dare un po' di definizione appunto definendo la via esterna e alterno un po' di colore a un po' di sfumatura, e per sfumare utilizzo il pennello che ho utilizzato prima. Mi sono portata un po' avanti ragazze con l'altro occhio di modo da andare più spedita insieme a voi, quindi mi sono un po' lasciata ispirare dalla palette e ho cercato di creare il look che più mi rappresentava in questo momento, quindi che mi veniva in mente. Dopo quindi essere andata a prendere i primi colori che sono matte, vado a prenderne ancora uno matte prima poi di andare a utilizzare un altro invece, il protagonista, il punto luce del trucco. Allora, sempre con lo stesso pennello piccolino da sfumatura, vado a prendere uno dei colori più scuri della palette, che è questo qui, anche questo è molto bello ed è sempre un marrone con una punta di rosso e una punta più scura, sempre un marrone rossastro, però più scuro, un po' più freddo. Allora lo vado ad applicare sempre con lo stesso pennello, in questo caso vado nell'angolo esterno proprio per dare un po' più di definizione all'angolo esterno. Poi riprendo un po' di questo colore qui, questo rossastro, e lo applico insieme a questo marroncino che c'è subito sotto per, diciamo, smorzarlo leggermente. Lo vado invece ad applicare all'inizio dell'angolo interno, quindi in questo modo. E poi mi ricongiungo nella piega dell'occhio e sfumo. Faccio questo tipo di lavoro perché faccio questo tipo di lavoro lasciando la parte centrale dell'occhio senza colore, proprio perché lì invece andrò ad illuminare. Ok. Quindi, dopo aver fatto questo lavoro qui, vado adesso un altro po' a sfumare con il marroncino che vi ho appena utilizzato, con un altro pennello da sfumatura. Prendo anche una punta del rossastro e quindi sfumo ancora questa parte. Ok, adesso ragazze, è il turno del colore shimmer, protagonista di questo trucco, ed è questo bellissimo bronzo dorato, che è molto bello e anche molto pigmentato, devo dire. Allora lo vado a prendere con un pennello piatto con setole sintetiche ed è il 233 Cream Shader della Zoeva. Vedete subito come è pigmentato e lo applico appunto al centro dell'occhio. Quando ottengo l'intensità desiderata da questo ombretto, vado poi a completare la luminosità di questa parte del trucco con un po' invece di questo giallino dorato, di quest'oro molto delicato che è il primo della palette. E lo applico solo proprio al centro per dare ancora più luminosità. Adesso rivado ancora a sfumare la piega. Dopodiché vado a prendere
una matita occhi, utilizzo la Teddy di MAC, questo marroncino tridimensionale dato da alcuni brillantini che ci sono all'interno, che però non sono affatto percettibili, la rendono solo più metallica. Allora, e aspettate che mi sono dimenticata di piegare le ciglia, intanto vado a piegare le ciglia. E poi con la matita Teddy di MAC vado a definire leggermente solo l'angolo esterno, solo la rima ciliare nella parte finale, quindi a mo' di eyeliner, sia sopra che un po' sotto, giusto per dare un altro po' di definizione. Vado per sfumare con un pennello angolato e utilizzo il 263 di MAC. Ah, poi ragazzi, è presa dal trucco, non vi ho parlato degli altri ombretti che ho utilizzato. Allora, mi sono sembrati veramente tutti buonissimi, tutti belli, abbastanza pigmentati. L'avete visto comunque insieme a me. Quelli ovviamente più scuri sono più pigmentati, quelli chiari lo sono leggermente meno, ma comunque la cosa bella che vi ho detto non è che non scrivono. E quindi sapete quegli ombretti che potete stare lì 20 anni a mettere 40 strati ma non otterrete mai colore perché proprio non scrivono. Invece questi, se li costruite man mano, se aggiungete man mano del colore, anche quelli più chiari, poi ottenete insomma l'effetto desiderato dal colore che vedete in cialda. Anche quelli shimmer, come vedete, hanno una buona pigmentazione, ovviamente vi parlo di quelli che ho usato io. E quindi veramente mi sento soddisfatta, mi piace tantissimo, sono contenta di averla acquistata. Poi è compatta, veramente mi piace un sacco da portare in giro perché ci potete fare un sacco di trucchi, è comoda e veramente quando si viaggia e soprattutto è veramente molto 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 carina. Sto utilizzando due mascara diversi, ho utilizzato prima Better Than Sex e poi ho definito un po' con il mio Architect, perché Better Than Sex si sta un po' seccando e quindi non riesco poi ad andarle un po' a definire, si attaccano un po', quindi invece con lo scolino di Architect insomma mi è più facile separare le ciglia. Adesso vado a definire le sopracciglia, prima le pettino e poi con la matita, che è quasi finita, vado a riempire gli spazietti vuoti. Ripettino per sfumare, alleggerire i tratti. Ok, perfetto. Adesso vado a prendere un colore chiaro invece opaco per andare un po' a pulire la zona sotto la sopracciglia per andarla ad illuminare e con un pennello piatto di questo genere vado a prendere un po', diciamo, di questi due colori, li mischio un po', questo un po' più bianco, un po' più oddio, un po' più panna, un po' più panna, e l'altro invece un po' più pescato, ma comunque leggermente perché sono entrambi molto chiari. Ok ragazze, posso dire che anche i chiari, i molto chiari, opachi, hanno una buona pigmentazione, veramente devo dire soddisfacente. Ora ragazze, riprendo la matita Teddy di MAC, che ovviamente non so dove ho messo, ah eccola qua, l'ho trovata subito, strano, e la vado invece ad applicare all'interno della rima ciliare inferiore, dopodiché vado sulla matita, sempre la stessa che ho applicato prima, diciamo fuori dal bordo, che ho sfumato poi col pennellino, e vado a prendere col pennellino appunto questo colore qui e ci vado un po' leggermente sopra, fissarla e sfumarla. Vado un po' anche qui all'inizio dell'occhio e invece al centro vado ovviamente, per riprendere il trucco che ho realizzato sulla palpebra superiore, prendo il bronzo dorato e lo applico al centro. Prendo un pennello da sfumatore che ho utilizzato prima e senza aggiungere colore vado ancora a sfumare per rendere ancora più soft il trucco, sfumare i bordi,
soprattutto nella parte in cui si incontra il burro, diciamo, con il resto del trucco. Che adesso vado con un po' di mascara anche per quanto riguarda le ciglia inferiori e utilizzo per le ciglia inferiori invece il Get Big Lashes di Essence. Lo poggio solo nella parte più esterna delle ciglia inferiori. Ok, adesso ragazze procedo con la correzione delle occhiaie e vado a intervenire innanzitutto su quelle lati del naso che sono le più diciamo, evidenti e problematiche sul mio viso. Vado a prendere un ombretto aranciato, leggermente, anche dall'altro lato. Prendo poi il mio amatissimo pennello di Zoeva, di Real Techniques, quello lì da sfumatura morbidissimo, e vado leggermente già a sfumare questo arancione. Dopodiché vado a prendere invece l'anticerna di Avril nella colorazione d'ore, che è più color carne, un po' più beige, e ci vado sopra. Vado adesso, ragazze, dopo aver realizzato la base, a correggere le singole imperfezioni con questa matita correttore. Quindi vado direttamente su brufoletti, macchie, così via, a correggerle e a mimetizzarle con palette del naso, dei rossori, il pennello morbido, questo qui, della Real Techniques a sfumare. Vado ora ad incipriare, ragazzi, come vedete i pennelli tutti fantasticamente puliti perché appunto li ho lavati. Questo ci ha messo una vita ad asciugarsi, anche a lavarlo è stato difficile perché è enorme. Però sono puliti. Quindi dopo aver dato un'incipriata generale, vado con un po' di terra e utilizzo questa qui di Nabla che si chiama Cameo, che è questo bellissimo marroncino, e lo vado ad applicare quindi per definire leggermente gli zigomi, come sempre con questo pennello angolato. Nell'illuminante, e sempre di questa collezione di Nabla, invece applico Angel, che è stupendo, e lo vado ad applicare con questo pennello di Zoeva, anche questo lavato è perfettamente bianco, il 134. Bellissimo anche questo illuminante, mamma mia, è fantastico. Ho visto a proposito che Nabla sta uscendo con un'altra collezione, non vedo l'ora di vederla da vicino. Ok, dopo abbastanza bianchetto. Vado adesso ad applicare invece il blush e applico questo qui di Benecos nella colorazione Sassy Salmon. Dopo aver applicato il blush, quindi praticamente ho concluso il trucco. Allora, sulle labbra, ragazzi, ho deciso di andare ad applicare Pantarei di Nabla perché non volevo utilizzare un marrone, non volevo utilizzare un colore troppo scuro, ho deciso di prendere questo in considerazione, che è un rosa, anche se comunque ha un bel po' di carattere, quindi si sposa bene anche con questi toni, secondo me. Sta comunque in quel range lì, diciamo. Lo vado ad applicare con una matita che poi sfumerò, che magari la scelgo un po' più scura. Lo vado ad applicare con Confusion, vediamo se ci può stare. Questo va più un po' nel marrone, nel caramello, però va bene, tanto le sfumo. Quindi con Confusion vado a contornare le labbra. Dopodiché li vado a sfumare.
E quanto mi piace il fatto che questi rossetti, quando li applichiamo, sono morbidissimi, scivolatissimi. Beh, passa un po' di tempo e già si sta seccando, si sta opacizzando da solo. Mi vado a sciogliere i capelli, mi metto qualcosa e torno per, diciamo, concludere e farvi la intro in maniera decente, non con il pigiama. Ok, eccomi qui ragazze, mi sono cambiata, mi sono preparata per la serata perché tra poco esco, è sabato sera. E niente, quindi questo è il look finito, io spero tanto che vi piaccia, comunque è molto femminile, è molto bello ed è molto, come sempre, a me piacciono questi trucchi penetranti con le sfumature, ma mai troppo definiti, magari con troppo eyeliner, eccetera. Mi piace fare un po' di tutto e questi sono, diciamo, i miei preferiti. Poi ragazzi, ho pensato anche di farvi vedere l'outfit in questo video perché mi piace particolarmente, è un po' abbastanza particolare. Appunto, perché ho preso un capo estivo e l'ho riadattato per un outfit invece invernale, una cosa che va molto anche sulle riviste in giro, una cosa più modaiola, diciamo, perché diciamo per la strada non si vede tantissimo, perché appunto non è che di solito uno mette da parte i vestiti estivi, soprattutto quelli lì lunghi proprio che gridano in estate, però secondo me se ci pensiamo bene, se li sappiamo abbinare, può venire davvero un bell'outfit. Allora ve lo vado a far vedere. Ed ecco ragazzi che ho aggiunto qualche foto perché avevo provato a riprendermi ma non riuscivo a farvi vedere nulla. Allora ho indossato quindi questo abito con questo maglioncino molto sottile sopra, tanto comunque nei locali fa caldo, basta coprirsi bene per scendere, insomma, in strada. Ho messo questa collana lunga con un'altra più corta e poi ho messo gli stivali con le calze coprenti. Veramente mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio come Spero outfit. tanto vi sia piaciuto. Ah, poi ci ho abbinato questo anello stupendo che adoro, mi piace tantissimo. E niente, quindi questo è il mio outfit per questa sera, un po' gypsy, un po' appunto con delle rimembranze estive portate appunto in questo inverno che ancora ora è diventato meno freddo di prima. Andiamo a periodi qua. Poi ci metterò una bella sciarpona molto molto ampia, tutta intrecciata, magari dicevo vi metto qualche foto così vedrete meglio. Io vi mando un bacio, spero che vi abbia fatto piacere, anche che vi abbia mostrato l'outfit per darvi magari qualche idea, così per condividere con voi, e vi mando un bacio e al prossimo video.